Valentina, in che scavo ti sei cacciata? Valentina Caruso. Ciao Marcello, buongiorno. Ci troviamo a Casignana, in provincia di Reggio Calabria, nella bellissima costa dei Gelsomini. Io mi trovo all'interno di una villa romana, stupenda, meravigliosa, del primo secolo d.C., che ebbe un momento di apice intorno al terzo o quarto secolo d.C. Questa villa non la dobbiamo intendere come la intendiamo noi modernamente, una singola unità familiare, ma era una via di mezzo tra la villa d'ozium e la villa rustica, dove si produceva, in questo caso si produceva anche il vino. C'era una parte dedicata all'abitazione delle persone, dei proprietari della villa, la pars privata, e poi c'era una pars rustica che invece era quella dove si trovavano gli schiavi e gli addetti, insomma, ai lavori della villa. E poi c'era la pars fruttuaria che era invece quella dove si produceva il vino. Ma io ti voglio far vedere la meraviglia di questo ingresso porticato con un mosaico bellissimo nel pavimento. Guarda che meraviglia! E ti dicevo, appunto, questo è l'ingresso porticato di un complesso termale meraviglioso. Meraviglioso davvero. Ti consiglio di guardare i mosaici, belli, che sono uno belli, più bello dell'altro, belli, sono sia figurati sia astratti. Vieni con me, Marcello. Poi devi sapere che il grande complesso termale di Casignana è suddivisibile in due parti: la zona delle piccole terme e la zona delle grandi terme. Le piccole terme, dove mi trovo io, per l'appunto, siamo nell'ambiente del frigidarium, dove si trovava la vasca dell'acqua fredda. Io voglio però riportare di nuovo l'attenzione, Marcello, guarda che meraviglia, questo pavimento con un mosaico bellissimo, ricchissimo, immaginati il lavoro che hanno fatto. Questo nello specifico rappresenta le Nereidi, in questo caso sono in quattro, sono delle ninfe marine, è veramente bello, stupendo, bello, è figurato, bello, ma bello, ce ne sono bello, altri bello, mosaici astratti bello, che bello, sono bellissimi. Ma come funzionava l'impianto di riscaldamento delle terme romane per andare a riscaldare le acque delle vasche del calidarium? Te lo faccio vedere subito, Marcello, grazie, attraverso degli elementi che troviamo proprio qui a Casignana e che ci descrivono bene il meccanismo. Impianto di riscaldamento a ipocausto, quello che utilizzavano i romani. Come? Attraverso i prefurnia, li vedi proprio sotto i miei piedi. Che cos'erano? Erano dei forni che venivano alimentati dagli schiavi che si trovavano nel sottopavimento. C'era un pavimento superiore che era sorretto proprio da queste colonnine in laterizio che vedi. Gli schiavi alimentavano, erano nascosti, e alimentavano in continuazione i forni con legname. Cioè. E come si riscaldavano gli ambienti? Attraverso dei tubi che io ti faccio vedere. Certo. Eccoli qua. Tubi fittili che avevano lo scopo di portare qui i vapori caldi, quindi l'aria calda, ma avevano anche lo scopo di potersi liberare delle scorie, dei gas, del fumo. Questi continuavano nel soffitto e appunto in questo modo ci si liberava, ecco, dei gas e del fumo. Ma poi ti voglio far vedere anche i resti del rivestimento di queste terme che, come ti dicevo, erano molto ricche. Lastre di marmo, era ricoperto di lastre di marmo. Ed eccoci, Marcello, siamo nella zona delle grandi terme di Casignana. Allora, io ti voglio far vedere il mosaico di cui ti ho parlato poco fa, uno dei tanti, naturalmente, quello figurato, quello geometrico, con questi cubetti attuale, prospettici, guarda che bella la prospettiva, bello, la tridimensionalità, davvero un grandissimo lavoro. Io sono in compagnia di Alfredo Ruga, archeologo della soprintendenza di Reggio Calabria. Buongiorno, bentrovato, benvenuto a Camper, e parliamo dell'importanza di questa via, forse la più importante del sud Italia, proprio per la presenza di questi grandi tesori, di questi mosaici. Sì, è una delle ville più importanti per l'apparato decorativo musivo, con figure e con geometrie varie, e appunto su queste geometrie mi voglio soffermare, perché ci sono mosaici come questo, con questa coda di pavone, con bellissimo, questo effetto prospettico che va verso la parte soprastante, oppure questo con il meandro e con questi cerchi che conducono verso un chiusino. Un chiusino, Marcello, sai che cos'era esattamente? Guarda, te lo dico pane al pane, era il tappo della vasca dove poi si andava a tuffare, insomma, la vasca del frigidarium. Sai che faccio, Marcello? Io adesso lo chiudo, riempio la vasca e mi faccio un tuffo. Ciao, Marci!